Il borgo medievale dell'alta valle del Metauro, Sant'Angelo in Vado, è pronto ad ospitare nei weekend dall'8 al 30 ottobre la 53esima edizione della Mostra Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato delle Marche. Torna dunque una manifestazione che è ormai un appuntamento irrinunciabile dell'autunno marchigiano e che la Regione sostiene con convinzione. Il tartufo rappresenta infatti un testimonial internazionale dell'eccellenza complessiva del territorio, sul quale sta crescendo un sistema integrato che valorizza anche gli altri prodotti della zona, dal vino ai formaggi, dai funghi al miele. L'obiettivo è sostenere e far crescere un'economia che mette in sinergia i prodotti della terra, le bellezze naturali e i beni culturali al fine di garantire a chi viene nelle Marche un'offerta turistica ed enogastronomica diversificata e completa. Quindi degustare il tartufo osservando le bellezze e i paesaggi marchigiani. Ma certo, il tartufo è sicuramente legato al paesaggio, è sicuramente legato all'ambiente che deve essere, specie per il bianco, assolutamente incontaminato perché è un indicatore ambientale, un indicatore biologico, e quindi sicuramente chi mangerà il tartufo potrà godere anche di paesaggi splendidi, ma anche secondo me del saper fare, anche del saper cucinare, perché l'enogastronomia legata al tartufo è variegata e molto interessante. Da circa 3 giorni si è aperta la raccolta nelle Marche del tartufo bianco pregiato, pullulano ormai tante fiere, tante mostre, immagino ne andrà a visitare qualcuna, assessore. Certo, sicuramente sì, le visiterò, perché è un principe della nostra enogastronomia ed è un principe della nostra regione, rappresenta la regione nel mondo e quindi è giusto che venga valorizzato in tutti i modi, e quindi con molto interesse visiterò in particolare quella di Sant'Angelo in Vado.